nervi della vostra scacchiera. È da veri irresponsabili non avviare il lavoro delle commissioni permanenti, tanto più adesso che ci chiedete di discutere in commissione speciale un argomento complesso come il DEF e dunque il bilancio. Solo 52 parlamentari eletti dal popolo italiano sono chiamati a decidere sulla programmazione economica e finanziaria del Paese, quella che di fatto tocca la vita e le tasche dei cittadini. Stiamo votando per dare mandato al 5% dei componenti del Parlamento sul provvedimento che solitamente viene discusso da tutte le commissioni. Allora ci chiediamo, Presidente e colleghi deputati, che senso abbia tenere aperto questo Parlamento? Soldi e risorse non sfruttate per migliorare questo Paese. Fornite subito i nomi per costituirle, anche perché non vogliamo in nessun modo supporre, cari colleghi del PDL, che stiate attuando un tale blocco per barattarle con un nome del Presidente della Repubblica che fornisca un salvacondotto giudiziario nei confronti del plurimputato e pluriprescritto Presidente Silvio Berlusconi. Presidente, noi del Movimento 5 Stelle la invitiamo a farsi garante del popolo italiano e sollecitare tutte le forze ad avviare lavori parlamentari e rispondere quanto prima alle esigenze degli italiani. Presidente, lei sa che il Paese non può più aspettare. Grazie. Onorevole Colonnese, la ringrazio. Lei sa, perché credo che sarà stata informata anche dal presidente del suo gruppo, che la questione è stata affrontata ripetutamente nella Commissione dei Capigruppo e anche nell'ultima riunione il presidente ha sollecitato i gruppi che non hanno ancora fornito al Presidente i nomi per le commissioni di farlo. Quindi diciamo la questione è stata ampiamente trattata e ampiamente sollecitata. Ha chiesto di parlare ora a favore la deputata Di Salvo. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. È noto che il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà ha espresso più volte l'opinione positiva rispetto all'insediamento delle commissioni permanenti. Anche noi pensiamo sarebbe importante farlo. Ma oggi noi siamo chiamati a discutere di una cosa precisa. Noi dobbiamo votare a favore o contro il fatto che alla commissione